Ho fallito, ragazzi. Ho fallito. Sì, ragazzi, è una cosa che ho odiato sempre, più o meno, il fallimento, però devo dire che da qualche giorno a questa parte sono felice. A inizio anno ho fatto la lista dei miei obiettivi del 2021 e volevo mantenerli tutti. Però devo dire che già dopo 3-4 mesi dell'anno ho fallito. E possiamo dire che è un fallimento volontario. Ho fallito di proposito per crescere, per migliorare. Infatti, come dico sempre, dagli errori si impara, si migliora. Su questa lista avevo scritto tantissimi obiettivi divisi per categoria: salute, relazioni, ricchezza, educazione, divertimento e addirittura cose da smettere di fare, tra cui magari controllare i social assiduamente, procrastinare. Però poi magari lo vediamo un po' più nel dettaglio. Alcuni di questi obiettivi, essendo annuali, avevano una fine, appunto, a fine anno. Altri erano più o meno obiettivi giornalieri o settimanali, quindi ogni giorno fare una determinata cosa, ogni settimana fare una determinata cosa. Alcune cose lo sapevo già che al posto di essere degli obiettivi erano solo dei buoni propositi. Alcune cose in cui ho fallito proprio fin da subito, magari il primo mese dell'anno, ovvero correre 3 volte a settimana, allenarmi 3 volte a settimana, c'è stato un periodo in cui ero super concentrato, ma poi ho fallito. Un obiettivo però molto importante personalmente, su cui mi ero fissato molto, era appunto fare un video al giorno qui su YouTube. YouTube lo considero come la mia casa, il mio lavoro, e ho sempre dedicato il 100% di me in questo, in quello che faccio. Per me fare un video al giorno era diventata ormai una routine, e se non avessi fatto quel video quel preciso giorno, nella mia testa uscivano 1000 pensieri, 1000 riflessioni, oh mio Dio, sto facendo uno sbaglio. Però quest'anno, soprattutto nell'ultima settimana da questa parte, ci sono 2 o 3 giorni addirittura in cui non ho fatto un video al giorno, che ho saltato quel giorno di proposito. Quindi, piuttosto che fare un video al giorno magari inutile oppure con bassa qualità, preferisco fare magari meno video, concentrarmi su altro, perché appunto nell'ultimo periodo ho conosciuto anche molte persone che mi hanno aiutato a crescere, molte persone che avevano già raggiunto determinati obiettivi e io potevo solo che imparare. Quindi chiacchierare con loro, ascoltare i loro consigli, mi ha aiutato a crescere come persona, non essere più il ragazzino youtuber che faceva un video al giorno per crescere, 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 spingere, spingere, spingere. Io mi stavo oscurando da solo la parte imprenditoriale, infatti mi stavo dedicando magari a fare una cosa che mi piaceva: scrivere, registrare, editare, creare video, pensare a video, 1000 cose diverse, e solo nella sfera YouTube, e stavo un po' tralasciando la parte imprenditoriale di business, che è un'altra cosa che mi piace moltissimo fare. Quindi mi stavo focalizzando fin troppo nel day by day, quindi giorno dopo giorno, video su YouTube, e stavo magari trascurando la parte di rendite passive, altri progetti veramente interessanti, crescere come persona in ambito business e imprenditoriale. Infatti, pensando semplicemente alla sfera YouTube, ho tralasciato alcune parti che possono essere magari l'ambito salute. Io stavo veramente lavorando di più e dedicando meno tempo al mio corpo. Al mio corpo, che ho sempre pensato essere il mio tempio, cioè se il mio corpo sta bene io lavoro meglio. E io tralasciavo la parte di salute, benessere, allenamento, cose fondamentali per la mia crescita personale, per dedicarmi magari di più al lavoro nell'ambito YouTube. Quindi diciamo che guardando tutte le varie categorie mi sono concentrato fin troppo sulla sfera della ricchezza e ho lasciato da parte magari la salute. Le relazioni direi che è stata una conseguenza, perché appunto più che altro nell'ultimo periodo sono riuscito a conoscere molte più persone, quindi staccandomi un po' dalla sfera YouTube e basta, sono riuscito a aumentare maggiormente la sfera relazioni. Qui mi ero scritto conoscere 5 persone nel 2021, nuove, interessanti, che mi potessero dar qualcosa, e l'avrei fatto durante tutto l'anno se avessi continuato su questa strada. E invece ora 5 persone per me sono pochissime, cioè magari ne ho conosciute 20, 30, 40, 50, ed è un networking pazzesco, incredibile. Quindi una sfera di conoscenze incredibile che mi può dare veramente tanto. E una cosa che sparo nell'ambito ricchezza, 1 milione, io da solo con le mie spalle, con la mia testa, con il mio corpo e tutto, potevo fare 1 milione magari anche in un anno, però così magari ne riesco a fare 10 e ci metto magari 2 o 3 anni. Sparo con la conoscenza di persone giuste, persone ovviamente interessanti che hanno fatto già qualcosa, ti aiutano a avere la strada più semplice, più spianata, evitare di commettere errori che loro magari in passato hanno già commesso
e io potevo cascarci e ricascarci. Poi ovviamente mi sarei rialzato, però avrei fatto tanti tanti errori in più. Un'altra cosa che stavo anche tralasciando per dedicarmi al lavoro di YouTube era magari l'educazione. Leggere 40 libri era il mio obiettivo di quest'anno e se non fosse per gli audiolibri, leggere basta sarebbe stato già molto molto più difficile. Personalmente penso che fallire è importante, fa parte del percorso. Fallire ti aiuta a migliorare. Se non avessi fatto questo errore, di proposito anche, beh, magari avrei rimandato la mia crescita personale a un altro periodo. Sicuramente grazie a questo fallimento posso dire di essere cresciuto moltissimo. Fidatevi, già da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, vi risvegliate, esce fuori un'altra persona che è dentro di voi. Voglio dirti semplicemente che se sbagli ogni tanto a fare qualcosa, magari salti un giorno della tua routine, procrastini, fai degli errori, fallisci, è normale, va bene, perché appunto puoi migliorare da questo, stai imparando quali sono i tuoi errori. Io ho fatto degli errori, ho imparato quali sono stati i miei errori, così che smetterò di commetterli nuovamente. Io infatti sono felicissimo di aver fallito, perché appunto ora posso realizzare 1000 progetti che avevo in testa. Prima continuavano a girare in testa, avevo idee incredibili, ma che non potevo mai realizzare per magari l'ossessione del video al giorno. Ora è totalmente un'altra cosa, perché appunto ho 1000 progetti interessantissimi e riuscirò a realizzarli. E questa lezione l'ho imparata e riapprofondita da un libro che vi lascio qui e anche in descrizione. Ogni tanto bisogna sapere quando fallire, perché appunto ci dà una svolta totalmente alla nostra vita. E mi piacerebbe sapere da te se hai fatto qualche errore, se hai fallito ogni tanto, qualcosa che ti ha aiutato a crescere, che ti ha portato su un'altra strada o ti ha aperto nuove vedute. Fammi sapere ovviamente tutto qui sotto nei commenti. Per il video di oggi è tutto. Distruggi il tasto di mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e noi, come sempre, ci vediamo con un nuovo video. Ciao!